Kate Middleton sudditi spaventati. Possibile che durerà tutto l'anno. La verità a cui nessuno avrebbe mai voluto credere. Continuano a destare grande preoccupazione in Inghilterra e fuori dai confini nazionali le condizioni di salute della principessa Catherine. La futura regina consorte potrebbe quindi non mostrarsi in pubblico ancora a lungo. A obbligare la mamma di George, Charlotte e Louis, a questo sarebbero delle novità davvero scioccanti. La moglie del principe William continua perciò la lotta che è stata definita preventiva contro il cancro che l'ha colpita. Purtroppo però pare che gli effetti di questa guerra per la sua salute comporti anche degli effetti collaterali sul suo corpo che sembrano essere piuttosto devastanti. Per questo motivo, la principessa del Galles dovrebbe stare lontano dagli impegni pubblici della Royal Family. Pare, dunque, che la principessa continui a monitorare, anche se a distanza, le attività del suo patronato. Al momento però la sua agenda sarebbe vuota. Questo significa che non c'è nessun impegno reale fissato. La motivazione? La principessa Catherine deve concentrarsi solo sulla battaglia e sul riprendersi il prima possibile. Scopriamo assieme cosa sembra sia indispensabile per la sua vittoria sulla malattia che l'affligge. Kate Middleton, una leonessa, con il cancro, continua a slittare la data di ritorno in pubblico della futura regina consorte. Sono passati ormai mesi da quel 22 marzo 2024 quando la giovane madre ammise in un video sui social di avere un tumore all'intestino. L'annuncio scosse il mondo intero, che ancora è molto in apprensione per le sue condizioni di salute. Molto amata dai sudditi, la principessa Catherine in questo momento così difficile può contare sull'appoggio del marito William e di tutta la sua famiglia d'origine. Al suo fianco, infatti, c'è la mamma Carol e il papà Michael, la sorella Pippa e il fratello James. La madre del primo futuro erede al trono in linea di successione dopo il principe William può quindi contare sull'affetto dei suoi sudditi e su coloro a cui tiene di più. Purtroppo però pare proprio che questa guerra che sta combattendo la obblighi a restare lontano dalla scena pubblica più a lungo del previsto. Tutto viene fatto per permettere alla giovane principessa di vincere la lotta a questo male e tornare a vivere una vita serena. Sembra che alla moglie del futuro erede al trono per potersi riprendere servirà più tempo. La sua assenza dai doveri reali potrebbe prolungarsi fino a fine anno. L'unica cosa certa al momento è che la principessa Catherine tornerà ai doveri reali solo quando avrà avuto il via libera dal team di medici che la segue. Indispensabile per lei adesso evitare ogni fonte di stress. Per rassicurare i suoi sudditi e il mondo intero sulle sue condizioni di salute, pare proprio che presto potrebbe essere diffuso un nuovo videomessaggio. Intanto tutti i suoi amici e ammiratori stanno con il fiato sospeso e sperano di vederla presto immersa nei suoi doveri reali pubblici con la sua solita forza e verve che l'hanno caratterizzata prima dell'arrivo della malattia.